E voilà, siamo di nuovo qua. Abbassiamo il volume nelle orecchie che come al solito è a livelli spropositati, probabilmente perché ascoltavo della musica. Andiamo, senza troppi indugi, a continuare questa avventura. Ricordo che sto giocando a Come Minchia, mi pare a me. Che è la cosa più bella del mondo, ricordatevi che giocare è la cosa più bella del mondo, divertirsi è la cosa più bella del mondo, fate ciò che vi diverte, basta che non rompete le scatole agli altri. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere mi piace e lasciare qualche commentino se vi fa piacere. Allora, vediamo se mi ricordo. Devo infatti lasciare qualcheduno. Nel mio caso lascio i Vissaur perché devo prendere Bellsprout oggi. Affrontiamo Sabrina e Sabrina Schmal. Erika Deposito e ritira Bellsprout. Andiamo. Bellsprout, taglia. No, ma più nascosta che si trovano ancora. Aspetta. Fai il guardone? È il guardone di turno! Abbiamo trovato anche il guardone del gioco! Grandissimo! Già ti adoro! Oh, cominciamo! Ciao per primo! Ciao Emilio! Sì, e io! Qui non puoi entrare! C'è una palestra! Qua io qui, a parte che io entro ovunque! In ogni dove, in ogni qua! Quindi cominciamo già male con i trattamenti qui. Piacere. Mi è andata bene. Scusaste. Se vi ho fatto vedere le tonsille. Qui invece andiamo sul fisico. Tanto è veleno, la terra funziona. Muy bien. Già, grazie. L'hai notato anche tu? Mi stavo proprio annoiando. Vedi? Capito a fagiolo. Oddish, livello 21. Dovrebbe bastare. Non basta. Speriamo in bene. Mannaggia la pupazza. Ce l'avrò un antidoto? Sì, lo vuole imparare. Beh, togliamo Ira, non serve a niente. Non trovo la sua utilità. Sono diventato più forte.
Ora fa, ora basta. Se li batto non funziona il veleno. Bravo, bravo, mi piace. Molto, molto bene. Ora cerchiamo l'antidoto nella saccoccia. Strumenti. Non ce l'ho, perfetto. Quindi, convinta tu, convinti tutti. Bravo. Succede, resisti, fatti forza. In teoria, se io faccio così, no, è fuori ed è anzianotto. Contando che guarda delle bambine, io mi preoccuperei. Giù. Se non altro non mi possono addormentare. Magra consolazione, ma insomma. Chi vuoi usare? Perfetto. Dovrebbe evolversi a livello 36. Allora, strumenti. No, Pokémon. Taglio. Altre tre allenatrici. E poi c'è Erika. Devo andarci giù peso. Forse basta un braciere? Perfetto.
quello che fa il caso di Charmeleon. Ma non gli curo l'avvelenamento. Così non mi possono né addormentare né paralizzare. Dai, vieni avanti. Sì, non sottovalutare il potere femminile, bla bla bla, tante care cose. Ma qui quello forte sono io. Vediamo quanto fa lacerazione su un Whipping Ball. Caspita! Vediamo su Gloom. Ha resistito anche a un brutto colpo. Mi piace. Non ti aiuterà. E voilà. Sì, è vero, ho vinto. Dai. E un altro, sei gentile. Allora, non funziona. Saliamo anche di livello. Va bene. Ciao, che tempo magnifico, vero? Ci sta benissimo. Veramente fa caldo, però fa niente. Devo essermi addormentata. Accomodati, mi chiamo Erika, sono la capopalestra di Azzurropoli. Insegno l'arte dei fiori e io ti devo insegnare invece l'arte dell'italiano, fa niente. I miei Pokémon sono del tipo erba. Oh, scusa, non avevo capito che volevi sfidarmi. Però magari hai ragione te, dipende come ti identifichi. Allora, questa è solo erba. E questo non è un problema. Lacerazione. Ok, e Tangela è KO. Poi Whipping Bell. Allora, fossa. Allora, strumenti. E questa è fatta. La smetterai anche? Giù.
Non so se ce la farò, eh. Con acido è difficile, eh. Secondo me me lo butta giù. Lacerazione. Porcaccia. La miseriaccia. Vabbè, Gengar. Oh, per uno, eh. Mannaggia, chi t'ha cotto. Vabbè, è andata bene. Lo stesso. Ammetto la sconfitta. Dai, grazie. Sei veramente molto forte, lo so. Ti darò la medaglia arcobaleno. Sarà meglio. Che contiene mega assorbimento. Gentilissima. Levo il disturbo. Continuate a fare le fioraie. E smettila di guardare tu. Allora, per un po' Bellsprout non mi serve più. E non ho bisogno di schiavi, MN. Quindi. Andiamo a curarci. Sprout. Per ora non ritiro. No, per ora ritiro. Che vuol dire? Perché non ritirare? Che vuol dire? Che? Allora, Ivysaur. Allora, rimani tu un attimo. Strumenti. Vediamo. Veleno polvere, per ora non me ne faccio nulla. Giorno. Siamo ancora troppo deboli per la shield, anche perché non ci possiamo entrare, però siamo comunque troppo deboli. Andremo prima a Fuxiapoli. Qua ci siamo.
prima allenatrice. Allora, vediamo di far raggiungere il 36 a Charmeleon, farlo diventare un Charizard. Giù, visto che è anche veleno. Perché ovviamente adesso lo aspetto e li identifico. Braciere. Proviamo a catturarlo. Ok. Guarda Gengar, ho una, ho la tua forma, la prima forma che appaia in casi di roccate deserte, non ha una forma vera e propria poiché è fatto di gas. Mi hanno chiamato in tanti modi, ma spirito maligno ancora no. Mi hanno detto anche bestia di Satana, ma... Bene, lo stesso. E no. Vediamo. Perfetto. Godiamocela. Godiamoci il momento. Sembra un drago che ha appena finito di mangiare e si tocca la panciolla. E maledicimi. Thank you.
me ne toglie 23 di punti salute. Infatti. Fin qua ci siamo. Cacchio fatto. Però è bel disegno di Gastly, obiettivamente parlando. Tentano di farmi paura. Quindi se catturo lui, ho tutta la linea evolutiva. Non fare sciocchezze. Ok, perfetto. Succhia l'anima al nemico con una leccata. Causa tremori orribili che finiscono solo con il decesso. È un po' too much. Un po' spaventato.
Dai, su con quelle orecchie. Direi psichico. No, sono un essere umano normale. Questo è il cimitero Pokémon, non delle persone. Tra l'altro nel gioco non ci sono cimiteri per le persone, quindi un po' preoccupante. Promemoria per me, i repellenti. Monotone. È vero che qua in questa generazione, la prima generazione di giochi c'era come Pokémon di tipo spettro solo Gastly, Hunter e Gengar. Un po' difficile trovarne altri. Non ne esistevano. Poi dopo, per fortuna, li hanno ampliati. Uff, vampira! Chi lo dà il PS su?
Di sto pazzo non riesco a fare altro oggi. Dormi. Questa è fatta. Teniamocela. E questo è il momento straziante. Lo spettro è un Marowak, un Pokémon deceduto. Non catturabile, ovviamente. Sì. Ancora voi? Non vi è bastata la seconda volta? Ah, qualcosa da ridire, meglio chiarirgli le idee. Allora in guardia. Io da qui non me ne vado. Semplice. Ombra notturna, tanto non può colpirmi. Non ha mosse in grado di colpire uno spettro. Tanto sono evoluti Ekans in Arbok e Koffing in Weezing, ultimo psichico. Precisi 1000. Perfetto. Ciao Mr. Fuji. Sì, usciamo di qui che è meglio. Molto gentile, molto molto gentile. Concorso mensile di disegno Pokémon.
Facciamo che per oggi basta. Signore e signori, abbiamo portato a termine anche questa prova. Quindi abbiamo battuto Erika e conquistato la quarta medaglia. E abbiamo calmato la madre di Kyuban, aiutando Mr. Fuji nel tentativo di placare la sua anima. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della cosa. Quindi salviamo, ed è d'obbligo salutarvi ricordandovi di fare i bravi, non fate cavolate, siate attenti a quello che fate e statemi bene. Vamo là, ciao!